Domenica 10 marzo la città di Trecastelli festeggia i 10 anni di fusione dei già comuni Castelcolonna, Ripe e Monterado. Presenti tante autorità istituzionali per questa importante ricorrenza. Sindaco, 2014-2024, i primi 10 anni di storia per la città di Trecastelli. Sì, è una gioia immensa, come dicevo nell'assemblea avvenuta, per chi ha partecipato come me alla creazione, ha vissuto direttamente la storia della città, sicuramente è un motivo d'orgoglio, è un motivo di felicità ritrovarci qui a festeggiare questo importantissimo evento, anche perché sembra lontano, ma il tempo trascorso nel affrontare le questioni cittadine, soprattutto le procedure, è volato via velocemente. C'è grande soddisfazione perché grazie appunto alla scelta dei cittadini, perché questo è il dato di fatto, la fusione è nata grazie a un esito positivo di un referendum, la città di Trecastelli ha avuto dei risultati sicuramente sotto degli aspetti molto importanti. I dati appunto che raccontavamo rispetto a questo percorso di fusione dopo 10 anni sono talmente e molto evidenti. Penso ai 16 milioni di euro di investimenti sul territorio, penso al tessuto imprenditoriale artigianale che ha sempre avuto una tendenza positiva rispetto alla crescita annuale delle presenze sul nostro territorio. Penso anche al discorso relativo all'aumento delle presenze turistiche triplicate rispetto al 2014 sul nostro territorio, quindi con la nascita di nuove attività ricettive. Penso anche alla società che sta nascendo, la nostra comunità è una comunità che ha la fascia giovanile da 0,18 più alto dell'intera valle Misenevola. Quindi sono una serie di constatazioni statistiche importanti che vanno a consolidare questi primi 10 anni di fusione, ma soprattutto l'aspetto importante è quello della nostra comunità. Si è lavorato tanto per portare avanti, unire questa comunità, perché il percorso non è stato facile, tre comuni messi insieme, ma con grande responsabilità da parte dei cittadini e delle associazioni si è riuscito a creare poi un'amalgama, anche affrontando momenti difficili, penso le varie situazioni che abbiamo affrontato gli anni passati, però con grande solidarietà e vicinanza. Quindi sempre nel rispetto poi delle tradizioni, della cultura di una località, si è portati a una sintesi e soprattutto a un importante risultato, quello di Trecastelli, che è diventata una città importante della nostra provincia. La fusione è stata un'opportunità molto importante per il Comune di Trecastelli. Sono stati realizzati in 10 anni oltre 16 milioni di investimenti in tutti gli ambiti. 6 milioni sono per l'edilizia scolastica, viabilità, interventi per oltre 4 milioni di euro, riqualifiche urbane, investimenti in sicurezza, presidio del territorio e vigilanza. Quindi investimenti importanti e inimmaginabili dai 3 ex comuni prima della fusione. Questo è stato possibile grazie ai contributi straordinari dello Stato e della Regione, che in 10 anni sono stati per circa 10 milioni di euro, ma anche grazie a un'attenta progettualità che ha permesso di ottenere contributi sovracomunali, tra cui quelli del PNRR, per oltre 6 milioni di euro. Quindi tutti investimenti effettuati nel territorio che hanno permesso quindi di dare un nuovo volto al nuovo comune di Trecastelli. L'identità oggi comune si annoda molto nell'identità cittadina e quindi c'è un ruolo che spetta ai comuni. In questo ruolo, per un territorio come il nostro che è fatto di tanti centri, no, un po' pulviscolari, piccolini, è sicuramente indispensabile non solo ragionare su come il tanto si riassuma nell'uno, ma come questo tanto riesca a costituire un nucleo comune. Quindi il tema grande secondo me è quello della rete. E nel caso di Trecastelli la scelta è stata quella della fusione attraverso un procedimento, no, democratico, perché c'è stato un referendum, ma credo, e parlo adesso anche un po' da sindaco di Iesi per quello che riguarda il nostro territorio, che questi temi, che questi obiettivi possano essere fissati anche attraverso altre strade, e sono quelle che stiamo perseguendo attraverso dei contenitori che riescano a associare attorno a temi fondamentali delle funzioni comuni. Per farla breve, noi abbiamo l'AST con i servizi sociali, abbiamo gli servizi per quello che riguarda i servizi in senso stretto delle comunità cittadine e abbiamo la Fondazione Pergolesi Spontini per quello che riguarda la comunità. Ecco, quello è un altro modo di aggregare territorio attorno a delle funzioni che riescano a spingere non solo il comune di Iesi, ma le comunità
che nell'ambito geografico vivono la loro uniformità antropologica ed urbanistica verso degli approdi che siano gli approdi condivisi. Un'organizzazione più forte, più moderna, prevede aggregazioni di comuni che ovviamente devono preservare l'identità delle comunità, dei luoghi. Però pensiamo che oggi ci sia intorno il comune base debba avere almeno 10.000 abitanti, perché sennò non ci sono le risorse né per il personale amministrativo né per gli investimenti che sono fondamentali in ogni comunità locale. Quindi io all'epoca, quindi 10 anni fa, sostenni questa fusione. Non tutti erano d'accordo, anche all'interno dei partiti c'erano punti di vista diversi, ma credo che sia utile guardare questa dimensione. La Francia ha fatto una riforma amministrativa periferica di questo tipo, addirittura la Francia ha scomposto le grandi città in più municipalità e invece ha aggregato le piccole comunità locali. Questo può fare sinergia, ma se noi guardiamo dei servizi di base, quelli utili ai cittadini, non so, le scuole, oggi le scuole, non tutti i comuni possono garantire i numeri per una scuola e quindi si mettono insieme più comuni, ma per fare un'opera pubblica, quindi avere un mutuo e via di seguito, deve avere una massa finanziaria che in genere è data dalla identità pro capite finanziaria di ogni cittadino, e se hai piccole cose poi il comune non riesce a fare neanche le ordinarie manutenzioni. Quindi questa è una visione moderna, ovviamente deve essere salvaguardata la storia, la cultura, le tradizioni di quel luogo. Un progetto quindi che è nato 10 anni fa grazie all'intuizione delle tre amministrazioni di Castelcuono, Monterado e Ripe, che vivevano situazioni di difficoltà economiche, quindi si è percepito che uno degli elementi, l'opportunità poteva essere quella di mettersi insieme. E da lì è nato un percorso veramente straordinario, ha dato risultati bellissimi anche grazie al grande lavoro dell'attuale amministrazione, che fra l'altro era un mio collaboratore nel primo mandato, e che oggi consente veramente di guardare in avanti con molta prospettiva un comune che oggi ha assunto sembianze di un comune importante e che soprattutto è in grado di erogare servizi alla cittadinanza decisamente migliori rispetto a quello che era prima. E quali sono i prossimi progetti e obiettivi? I progetti e obiettivi sono tantissimi, perché uno dei nostri proprio punti di partenza è stato quello di analizzare il territorio e avviare una serie di progettazioni e di programmazione degli interventi. Quindi uno step importante è stato fatto ed è quello relativo all'edilizia scolastica. Tutti gli interventi, tutte le strutture presenti sul nostro territorio hanno avuto l'adeguamento sismico e il miglioramento energetico, quindi proprio in ottica di fornire un servizio migliore e maggiore ai nostri giovani cittadini. Ma sicuramente il prossimo sarà l'asilo nido, che è in fase di appalto, in fase di prossima esecuzione con la nuova materna, quindi concluderemo anche con un bando che siamo in graduatoria nella Regione Marche, un altro polo scolastico di Ripe, ma una serie di attività anche sugli impianti sportivi, sui centri storici e sulla valorizzazione del nostro territorio, come detto anche dagli assessori, che volgono sempre a formare la comunità, a garantire i servizi e soprattutto a valorizzare il nostro patrimonio storico, artistico e culturale. E quindi in conclusione, come ha visto cambiare la città di Trecastelli? Sicuramente in positivo, in fatica, tra virgolette, se posso dare una battuta, ma molto in positivo. Ribadisco, come ho detto prima, è stato un piacere immenso aver vissuto giorno dopo giorno la vita di questa nuova comunità in prima linea. Lo devo ringraziando chi mi ha dato fiducia, quindi penso ai cittadini, ma anche gli ex amministratori, e anche con grande responsabilità e con grande carica, perché quello che poi ci ha guidato nel rispetto appunto del valore che ci aveva in questi periodi. Sicuramente in positivo, perché i servizi sono aumentati, la tassazione è contenuta e una serie di opere che erano immaginabili in passato, ma grazie appunto a questi contributi anche alla struttura che è migliorata del comune, perché abbiamo ottimizzato anche la struttura del personale comunale, siamo riusciti a prendere bandi, quindi a garantire dei servizi e delle strutture che in passato erano immaginabili per i nostri territori.